Michelle Hunziker, non sto cercando una relazione, ma se arrivasse ne sarei felice. La showgirl racconta oggi la sua prima vera estate da single e da nonna e dice: certo che anche dopo due divorzi credo nell'amore, e di brutto anche. Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. In un'intervista esclusiva oggi, in edicola da giovedì 13 luglio, Michelle Hunziker racconta la sua prima vera estate da single. A tutti fa paura la solitudine, ma è un timore che va affrontato perché è solo quando stai bene da sola, quando non hai bisogno di stampelle, che puoi scegliere bene le persone che vuoi intorno. E poi quello è il momento in cui attiri le persone giuste. Pur sempre una romantica, al proposito aggiunge: certo che anche dopo due divorzi credo nell'amore, e di brutto anche. Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione, ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti. Michelle Hunziker, fiera di essere nonna. Anzi, mamma al cubo. E su Eros Ramazzotti e Tommaso Trussardi. Estate da nonna, del nipote Cesare, figlio di Aurora, che ebbe giovanissima da Eros Ramazzotti, dice: è stata un'esperienza più intensa del previsto. Mi fa una tenerezza infinita tenere il mio nipotino tra le braccia. Con lui ho sentito in modo potente il cerchio della vita che va avanti, un evento che è la più grande benedizione. Un ricordo di Silvio, a oggi Michelle confida anche un ricordo di Silvio Berlusconi. Mi chiamava spesso per farmi i complimenti. La sua energia catalizzava chiunque. Io l'ho sempre visto aiutare chiunque glielo chiedesse e così gli domandai: Silvio, non ti sei mai pentito di essere così generoso con tutti? Lui rispose: Michelle, ricordati che è molto meglio dare i soldi alle persone quando sei in vita, perché da morto non possono ringraziarti.